Amici di Top, benvenuti a questa nuova puntata delle nostre video interviste. Avrete ormai imparato a riconoscere il format. Oggi siamo in centro a Udine, siamo con Massimiliano Sabinot, che è lo chef e il proprietario del ristorante, assieme alla sua famiglia, Fai bene i puntini su lei. del ristorante Vitello d'Oro. Come potete vedere da qualche immagine, il ristorante è stato di recente ristrutturato. Lavori che sono stati seguiti dalla Visual Display, un'altra azienda udinese. E Max, come ti avevo accennato, queste video interviste vogliamo dare la parola ai protagonisti della ristorazione. Tu mi insegni che la ristorazione è stato uno dei settori più colpiti da questa pandemia e quindi vogliamo, attraverso i loro racconti, vedere uno spaccato di quello che è successo in questo periodo. Quindi io ti chiederei innanzitutto di dire ai nostri amici che ci stanno seguendo un po' inquadrare com'è il vostro modello di ristorazione, come funzionava tutto prima che fossimo messi in stand-by. Cerca di essere Diciamo che diplomatico. tutto funzionava prima di questo lockdown. Beh, siamo un ristorante noto, storico della città di Udine, locale che ha una data del 1849, quindi abbiamo un po' di storia alle spalle. Non della mia famiglia, ovviamente, la mia famiglia è qui degli anni 60, però diciamo che è già notevole. Sono già 50 anni abbondanti, 60 anni, quindi c'è la famiglia Sabinotta Solo all'interno. una piccola parentesi, per famiglia Max intende papà Antonio, mamma Gigliola e il Esatto, fratello Gianluca. quindi dagli anni 60 che c'è quindi il papà qua dentro, quindi diciamo che possiamo già vantarci più di mezzo secolo di storia, che non è poco. Però tornando un po' alle origini, 1849 sono le date di questo ristorante storico della città, Ristorante di pesce. ristorante di pesce, ma Storicamente, non solo, non facciamo anche solo. cucina di terra, facciamo un po' una cucina un po' contemporanea, quindi che altro aggiungere? Facciamo ristorazione pura, non facciamo catering, non facciamo eventi, non facciamo Adesso a quello banchetti, a ecco, ci, ci. no, voglio solo dire che facciamo il ristorante di Udine, ristorazione pura, nient'altro. E poi il 10 marzo è successo che l'Italia è diventata zona 8 rossa. 8 marzo. marzo, tra il 9 e il 10. Sì, sono Boh. dati importanti. E tutti i ristoranti hanno dovuto abbassare la serranda. Naturalmente il Vitello d'Oro è un ristorante a gestione familiare, ma per il tipo di numeri che produce ha anche dei dipendenti. Allora mi piacerebbe che tu facessi solo un accenno a quello che è successo, diciamo, riguardo ai tuoi dipendenti. Com'è andata con i fornitori? Abbiamo sentito, devo dire, da tutti parole di grande stima per i fornitori, per la loro pazienza, per come si sono comportati e anche verso i dipendenti che ovviamente hanno capito quello che è successo. Poi altro discorso che ci spiegherai tu è come si sono comportate le istituzioni. Ma allora, l'8 marzo abbiamo dovuto chiudere tutto, abbiamo chiuso tutto, ma all'inizio no, eravamo convinti di continuare a fare appunto il delivery, siamo partiti con questa cosa, allora, sì, chiudiamo, però andiamo nelle case dei nostri clienti. Poi abbiamo visto che tutti quanti chiudevano, che tutta l'Italia era nel caos totale e abbiamo detto altro momento, fermiamoci anche noi un attimino per capire cosa succede. E poi eventualmente è un discorso che prenderemo in un secondo tempo. Ci siamo fermati per la salute nostra, dei nostri dipendenti, dei nostri ospiti. C'era la confusione, la prima settimana è stata la settimana della confusione, quindi abbiamo deciso di chiudere. Perché già all'inizio sono mancate indicazioni precise, tra Esatto, l'altro. siamo ancora senza indicazioni, però dall'inizio non sapevamo ancora che cosa fare. Vedevamo un po' cosa stava succedendo in Lombardia, perché era già da un periodo zona rossa, quindi già si capiva qualcosa e quindi per effetto di ruota, di volano, abbiamo deciso di chiudere e via. I fornitori, beh, ti dirò che fino a 8 marzo noi abbiamo fatto un anno, cioè abbiamo iniziato un anno stupendo, l'abbiamo chiuso benissimo e l'abbiamo iniziato meglio ancora. E ci siamo trovati con la fortuna di avere una liquidità importante e quindi siamo riusciti Far a fronte. fare onore, a onorare tutti i nostri debiti, quindi abbiamo pagato tutti i nostri fornitori puntualmente, quindi nessuno ha aspettato qualche giorno, anzi,
come da scadenza, come da IBA che arrivavano, sono stati pagati tutti e soprattutto la cosa importante sono stati pagati i nostri dipendenti. Hanno preso chiaramente lo stipendio di febbraio e tutto lo stipendio di marzo, perché i nostri collaboratori sono andati Indipendentemente dalle casse Sì, sono andati in cassa integrazioni. integrazione dal 1 aprile, quindi loro fino al 31 marzo hanno percepito lo stipendio reale, quello che noi abbiamo potuto con loro. E quindi devo dire che grazie a una buona liquidità che avevamo siamo riusciti a pagare tutto quanto quello che c'è e E io tuttora posso dire un stiamo piccolo retroscena anche all'oculatezza, diciamo, di Gianluca, pagando. che è quello che si Sì, occupa un po' di questo aspetto, e tu magari di fronte a lui non lo Io non sarei sottolinei stato, abbastanza io non spesso, sarei ma stato in ecco. grado di fare quello che ha fatto lui, quindi devo dire grazie a Gianluca che è riuscito E quindi a gestire questa facciamogli situazione. pubblicamente i Sì, complimenti, perché non è una cosa da poco, anche per le strategie, diciamo, da imprenditore. esatto. Quindi questa è stata un po' la mia fortuna in questo momento, perché probabilmente se fossi stato da solo, pochi fornitori mi correrebbero in giro col Con il fucile. Ecco, forcone. quindi. Ecco, questa prima fase, diciamo, è quella che ha visto un po' di difficoltà a capire cosa stava succedendo, un po' di disorientamento. Poi, da imprenditore, tu e tuo fratello avete dovuto affrontare quella che stava diventando una nuova quotidianità. E tutti avrete visto, abbiamo visto, perché sei stato uno forse dei ristoranti che ha avuto più condivisioni di fotografie, eccetera, che siete partiti in un modo veramente poderoso, come dice il nostro Premier, con la fase del delivery. Raccontaci un po' come avete maturato la decisione. Faccio solo un piccolissimo accenno al fatto che tanti tuoi colleghi, di fronte al delivery, hanno detto: noi ci siamo trovati a essere un ristorante non strutturato per fare il delivery, abbiamo preferito non fare questo tipo di scelta. Tu sei in centro alla città, qualcuno ha un ristorante in montagna, qualcuno in altri posti, le scelte sono state diverse. Dacci la tua versione di come è andata per lui. Semplicissima. Allora, dopo 2 settimane di insonni, ovviamente come tutti gli imprenditori italiani mi sono trovato in situazione, quindi penso che pochissimi abbiamo dormito sonni tranquilli, quindi dopo 2 abbondanti settimane di sonni, di notti insonni, mi sono stancato, ho preso il telefono alle 3 del mattino, ho chiamato mio fratello e ho detto: Gianluca, dobbiamo partire, dobbiamo fare qualcosa. Tu hai detto una cosa prima, noi siamo un ristorante, io non ho mai fatto catering e delivery. Sì, qualche asporto si faceva, qualche piccolo catering, però non sono strutturato Le cene e, degli amici, ma no? sì, le cene di amici, Capitano. però voglio dire, non siamo strutturati, io questa esperienza è tutta nuova per me, per noi, no? E quindi mi sono trovato a studiare un nuovo format di come potevo presentarmi ai miei clienti. Ho passato una notte veramente insonne studiando un menù, mi sono messo a studiare un menù ad hoc. Ho iniziato a cercare i materiali dove poter Le portare, confezioni. dove poter consegnare queste cose. Tutta una serie, mi sono informato con le leggi come si deve fare il delivery, perché sappiate che Non è una, non conoscendolo. conoscendo, ma soprattutto con questa emergenza sono entrate in vigore delle nuove regole. Non sono state abolite quelle di prima. Perché fino all'altro giorno tuttora è permesso portare la pizza nel cartone e avanti così, non faccio polemiche. Però a noi è stato subito imposto Uno standard, un protocollo bello che rigido e quindi abbiamo dovuto adeguarci subito a tutto quanto e siamo partiti. Siamo partiti e ho detto: partiamo al limite, ci fermiamo e ritorniamo a casa a fare la quarantena. Non abbiamo alternativa, però se non tentiamo non possiamo mai aver detto di aver fatto qualcosa. Abbiamo studiato questo menù, ci siamo messi sui social, che poi senza piattaforme di vendita, attenzione, sì. senza nessuna piattaforma Strutturata. strutturata, ci siamo messi da soli a fare, della serie Fagino, no? Facciamo da noi. Certo. Dal primo giorno, da come sono usciti i primi messaggi, i primi WhatsApp che abbiamo mandato con i menù, Dove davate la vostra è disponibilità? scoppiata una bomba. Sì, tu hai detto siamo in città, è vero, abbiamo la fortuna di vivere, di lavorare in città e quindi c'è tutto molto più facile. Però facciamo consegne Certo. Fuori anche città. fuori città, anche a 15, 20, 30 km, eccetera, eccetera. Ci è scoppiata una bomba, siamo In senso partiti in positivo. senso positivo e ci siamo trovati anche in difficoltà a dover evadere tanti ordini in un momento. Quindi, i primi giorni dovevamo dir di no Anche a tante perché, scusa persone. Max, se non ricordo male, tra tutti quelli che fanno delivery,
e quasi tutti lo fanno nel weekend, voi fate il delivery anche durante la settimana. 7 su 7. Ecco. Pranzo, cena, 7 su 7. Ha messo con l'opzione che uno deve avere il delivery delle chiamate in anticipo, quindi oggi per domani o la mattina per la sera. Però la disponibilità c'è per tutti i giorni della settimana. Infatti sono 3 settimane che sono qui dietro, 7 su 7, e facciamo il pranzo e la cena. Giornate che fai un pranzo e va di un ordine, e giornate che ne va di 7-8, dipende un po' come gira, però siamo sempre disponibili. Quindi un grande successo che è diventata per noi una startup, in questo momento difficile è diventato un momento di studio per capire quello che sarà il futuro. Quindi un'idea imprenditoriale. Imprenditoriale, e abbiamo capito che questa diventerà una branchia essenziale della nostra azienda. Che forse non avreste mai preso in considerazione. No, assolutamente, mai mi sarei messo a fare questo lavoro. Anzi, quelle poche volte che ci chiedevano cibo per asporto, era una noia per noi, era veramente fastidioso. Te lo garantisco, lo dico anche ai clienti che mi ascolteranno, per noi era una fatica fastidiosa. Perché, anche perché non entrava nella nostra filosofia. Ecco, anche perché il ristorante aveva i suoi ritmi. Ma no, non è questione di ritmi. Roberto, è proprio una questione di pensare al piatto che tu devi mangiare, che mangi qui in ristorante, e pensare a un piatto che io devo portarti a casa. Ha tutta un'altra struttura, un'idea, ha tutto un altro montaggio. È veramente complesso, perché il piatto che faccio qui te lo faccio espresso, su un piatto caldo, viene servito in un certo modo, abbinato con un vino, quindi c'è tutta una scenografia. C'è tutta una storia, ritualità, anche ritualità, di andare al tavolo spesso, vieni al tavolo per finire il piatto. Ma non solo, ma anche tutto il lavoro di sala. Quindi quello che si fa in un ristorante non è soltanto cibo buono o cibo cattivo. C'è tutto un rito chiaro. Che segue, e soprattutto una sequenza di tempistiche. E quindi pensare di portare la nostra cucina, portarla in una casa che dopo non sai come viene scaldato il cibo, non sai come viene impiattato, ci urtava questa cosa, ci urtava, ma veramente da dire, ma no, io non faccio queste cose. Cose che molti miei colleghi hanno si sono subito schierati dalla parte di no, non facciamo delivery perché noi non facciamo questo, perché non siamo capaci di farlo. Non siamo in grado di difendere. Perché appunto vanno a vedere il lato negativo di come si comporta il cliente a casa. Sì, sì. Il cliente a casa fa quello che vuole e soprattutto ti perdona tante piccole cose, tipo se il piatto non è perfetto, non è tanto caldo, non è, cioè, piccoli difetti che qui non sono permessi, a casa sono concessi, perché tu vai a casa loro a portare il cibo, in una situazione di emergenza. Ecco. Ma sta diventando una quotidianità, un'abitudine. Possiamo anche dire che, diciamo, ne esce l'aspetto sociale di questa vicenda, no? Il fatto che tu o Gianluca o le tue nipoti sono andate dai vostri clienti comunque a casa loro, hanno permesso di mantenere anche una certa continuità nel rapporto e hanno, come dire, rafforzato una sensazione. La prima cosa che ci hanno detto nei primi giorni, ma tuttora ce lo dicono, nei primi giorni che andavamo nelle case a fare le consegne, grazie del servizio. Ecco. Cioè, non interessava quello che tu portavi dentro le scatole, ma era proprio grazie, avevano tutti il piacere di vederti, di scambiare due parole, non ci sono stati mai contatti, però il piacere di avere qualcuno a casa che ti porta qualcosa e quel giorno ti solleva una festa, dalla routine, no? è una festa. Quindi abbiamo celebrato tantissimi compleanni, perché in questi due mesi la gente è nata, quindi compleanni, e quindi ci hanno chiesto, ho appena preso un ordine per giovedì per un compleanno, per i 50 anni di questa persona. E quindi devono festeggiare in qualche modo. Prima venivano al ristorante, adesso festeggiano a casa. E sono felici di fare questo. Sì, sì. Lo sappiamo tutti che non è la stessa cosa, la stessa emozione del ristorante, però bisogna adattarsi. Certo. Ancora una cosa, permettimi, scusa, il futuro sarà un po' questo. Aspetta, perché adesso allora ti lascio parlare. Ci arriviamo, perché adesso, diciamo, questo che tu hai detto finora è stata la fase di come la pandemia ha colto un settore molto importante dell'economia italiana. Intervistando anche gli altri tuoi colleghi, mi sono fatto un'idea proprio di come ognuno abbia reagito in modo diverso. Ognuno di voi ha una imprenditorialità diversa, un'idea di ristorazione diversa, però ognuno di voi ha dovuto mettere in moto dei meccanismi di ingegno, di reazione rispetto al problema, e ne sono uscite delle strategie diverse. Questo momento per voi sta per arrivare a una fase che invece sarà quella della riapertura. Allora quella sarà una fase ancora più.
Premetto e sottolineo che la cosa che ha infastidito di più la tua categoria è quella che per adesso mancano indicazioni precise, non solo rispetto alle date, ma su quelle che saranno le norme che vi troverete ad affrontare nel momento della Da un riapertura. giorno Da all'altro. un giorno all'altro. Allora, lasciamo stare, diciamo, oppure fai un breve accenno se vuoi al fatto che le istituzioni, la politica, le categorie siano un po' mancate, ma voi, tu e tuo fratello, avete cominciato a immaginare il Certo, scenario certo. di come sarà la ripresa. Voi avete anche la fortuna di avere un bellissimo cortile esterno che vi permetterà, almeno per la stagione estiva, di Guarda, guarda, cosa vi siete ci prefigurati? sentiamo un po', fra virgolette, fortunati in questo momento di disagio per tutti. Perché abbiamo un locale abbastanza grande, abbiamo all'interno quattro sale ben definite, ben delimitate. E quindi andremo a perdere pochissimi coperti, quelli che avevamo prima. Quindi ci sarà qualche scrematura, vedi, se riesci a vedere qua, toglieremo via pochissimi tavoli, quindi la distanza per adesso, per le norme che abbiamo, Chiaro, per la quello che siamo si sa ad di quello oggi. che si sa ad oggi, chiaramente. Quindi abbiamo fatto un conto di quello che internamente sarà, perderemo veramente pochissimi coperti. E poi abbiamo, come hai detto tu, la fortuna di avere un cortile, un deore esterno che ci dà un bello sfogo. Però anche lì dovremo limitare i posti. Bisognerà Se cercare prima ne di. facevamo 50, adesso ne faremo 25, 30. Però 20 esterni e 20 interni, 30 interni in tutte le sale che abbiamo, 50 persone, devo dire che potremmo essere soddisfatti. Il problema è vedere se 50 persone arriveranno al ristorante. Questo è un po' Quello è un punto di se la gente domanda. ha ancora voglia, cioè sicuramente la gente ha voglia di tornare a vivere come prima e di tornare al ristorante, a fare gli aperitivi, di andare Magari fuori. sarà un volano un po' Un lento po' da mettere in lento, moto perché esatto. tutta l'economia deve riprendere Esatto. e bisogna avere i 100 euro in tasca per tornare ad andare Ma volentieri sì, ma al ristorante. quelli ci sono sicuramente, tante persone non ce le hanno, non possiamo discutere di questa cosa un po' veramente molto triste. Ma quindi i numeri non ci mancheranno assolutamente, ma sicuramente io punterò a continuare a fare questo Ecco, lavoro lì. collegato a questa cosa qua, anche questa cosa che sto per dire è molto soggettiva, è molto legata al modo di fare ristorazione che avete tutti voi. Tu sei uno chef, che passa la maggior parte del suo tempo di un servizio in cucina, ma che ama passare tra i tavoli ad ascoltare i suoi clienti piuttosto che a bere mezzo bicchiere per Certo. fare un brindisi se c'è qualcosa che si festeggia. Gianluca è una presenza ovviamente più importante perché è il maître della vostra sala e quindi anche lui ha una presenza. Quello che mi chiedo io è, immaginate che nella riapertura ci sarà un cambio della metodologia di come dovrete fare il vostro lavoro? Pensate che sarà leggera all'inizio e poi pian piano andremo Esatto, verso una normalizzazione? io sono convinto che fra qualche mese ci dimenticheremo, non ci dimentic è una cosa che è indelebile, che Sì. chiaramente racconteremo Ma ai nelle nostri abitudini nipoti, ma dici? nelle abitudini ci dimenticheremo di questa situazione, anche perché io spero che un vaccino sia in arrivo, si spera questo, che quando ci sarà quindi un libero a tutti e avanti, torniamo a vivere come vivevamo prima. Quindi sarà una cosa che andrà a scemare lentamente. È chiaro che mi immagino il primo giorno saremo tutti rigidi, bacchettati, come dei cretini, con queste mascherine, con questi guanti. Non lo so cosa succederà. Diciamo che a tornare a star meglio ci si adatterà più velocemente. Sicuramente siamo italiani, siamo capaci di fare questo, Un non altro vedo aspetto che l'altro. qualcuno ha sottolineato è non dimentichiamoci che noi siamo italiani e che per noi la fisicità, il È fatto di importante. stare in compagnia è una cosa un po' più importante che per popoli che invece sono abituati ad avere un comportamento Diverso, relazionale molto diverso. diverso. Immagino i paesi nordici non faranno tanta fatica a tornare al ristorante come invece facciamo noi che se troviamo un amico al tavolino andiamo a salutarlo Certo, piuttosto che ci certo. abbracciamo, ci piace scambiarci Ma guarda, un bacio. Robby, ci sono già da 2 giorni, è il secondo giorno questo che hanno, diciamo, hanno riaperto un po' la prima apertura, dove già si vede la gente che va a bere il caffè fuori dai caffè notti di Udine. E quindi vuole C'è tanta socializzare, voglia di c'è riprendere tanta voglia di le riprendere da abitudini. parte di tutti. L'idea di andare in ufficio la mattina, non fermarsi al bar a bere un caffè, è una cosa devastante. Quindi io stesso, prima di venire a lavorare con la mattina, in questi giorni che vengo ogni mattina alle 8 del mattino, non, mi
mi manca di fermarmi al bar a bere un caffè. Certo. Ma quando posso farmi il caffè qua? Ma non è la stessa cosa. Chiaro. Non è la stessa cosa. Tutti sì, a casa sì. Abbiamo la macchina per fare l'espresso, ma andare al bar e bere un caffè e mangiarsi un cornetto sì. O un'altra pasta fa parte proprio della nostra ritualità, fa parte della nostra cultura, sì, sì. Dell'incontrare le persone al mattino, tu incontri, fai le relazioni al mattino, trovi clienti, amici, che poi tu sei stato così, perché adesso siamo di prima mattina e stiamo parlando di caffè, ma bere un bicchiere di vino, ma certo, scambiandoci, ma io sono partito dalla colazione, ma poi si arriva alla sera che finisce alle due di notte, se vuoi, quindi è inutile nasconderci che quando le persone si incontrano per le strade della città eccetera, la cosa che viene spontanea a dire è andiamo a bere un bicchiere, e le cose che ci saremmo detti in piazza ce le diciamo al bancone, esatto, sorseggiando, esatto. Un bicchiere. Ma ritorneremo presto. Bene, mi fa piacere, perché sono positivo, sì. Di natura, ma in questo caso sono ancora più positivo. Anche dovremmo adattarci, come ci siamo adattati, è due mesi che siamo chiusi in casa e ci siamo adattati, quindi ci adatteremo anche a questa fase di ripartenza. Ma, sì. Ma poi finirà. Anche perché, diciamo, questa è la fase che ci dovrebbe permettere di vedere la luce in fondo al tunnel, non dico solo dal punto di vista dell'economia, che comunque è molto importante, ma anche della socialità, perché insomma tutti noi siamo stati in contatto in questo periodo, e il fatto che ci manchi fare la cena assieme, vederci per l'aperitivo, fare una camminata in montagna, mantenere vive quelle che sono le nostre relazioni, adesso stanno arrivando ad un momento che comincia a essere faticoso. Quindi Max, per chiudere, e dopo salutiamo i nostri amici, diciamo che il secondo semestre del 2020 è quello che bisogna resistere, caricare le batterie, partire meglio che si può per tornare a fare dopo un 2021 che appare scoppiettante. Almeno questo... Guarda, anche il 20 appareva scoppiettante, poi è andato come è andato. Però guarda, posso dirti che nella disgrazia che abbiamo avuto, noi ci siamo veramente rimessi in carreggiata subito. Quindi... non mi sento vincente, non c'ha questa cosa, non ci... Diciamo che voi avete proposto... Però abbiamo reagito subito, ecco, positivi, positivi. Avete proposto un'idea per ripartire subito in modo che tu non avresti mai immaginato. Io testimonio, perché con Max mi sentivo tantissimo prima e mi sento tanto adesso, il suo scetticismo rispetto a questa ripartenza c'era, poi a un certo punto c'è stato lo stop alle polemiche e Max ha detto bisogna rimboccarsi le mani e ripartire. Quindi amici, ringrazio ancora Max, è stata veramente una bella chiacchierata, Max, anche per il tuo approccio molto positivo, sono sicuro che gli amici di Top la apprezzeranno. Grazie a tutti, sapete come seguire il Vitello d'Oro sui social, e se volete un'indiscrezione provate una volta un delivery del Vitello d'Oro. Da domani nuovo menù, da domani 3-4 piatti d'uomo. Bene, grazie Max, grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao.